Spacca tutto! Oggi siamo alla YouTuber League in compagnia di tanti YouTubers con l'obiettivo di scoprire chi è il tiro più forte tra Inter e Lazio Creators. Abbiamo con noi un pallone che grazie ad una tecnologia avanzata di sensori posizionati all'interno della palla è in grado di calcolare la velocità esatta di un tiro. I giocatori avranno un massimo di 2 tentativi a testa e il loro punteggio andrà a sommarsi con il punteggio della propria squadra. Guarda il video fino alla fine per scoprire quale sarà la squadra con il tiro più potente e commenta secondo te chi vincerà questa sfida tra Inter e Lazio. Bene ragazzi, inizia subito questo super video e chi potevamo chiamare per iniziare se non il capitano della Lazio. Ciao Gigi, come stai? Tutto bene, non sapevo di essere il primo, mi ho messo subito pressione, ma va bene così. Allora, non puoi fare peggio di nessun altro almeno. Quello è vero. Come finisce questo Lazio-Inter? Dai, vince la Lazio. Secondo te invece sul tiro di potenza, quale tra le due squadre caccia più forte, Lazio o Inter? Guarda, qui ti dico Inter, vedendo un po' i giocatori. Quando vuoi, vado. Al fischio dell'applicazione puoi calciare. Tiro, incredibile! Bello, ah, è dura. Secondo me la seconda azione è 104, direi, dai, 104. Secondo te quanto hai fatto, più o meno di 100? Tra i 90 e 100. 102, sono andato vicino, bravo. 2 km orari, bel risultato. Un tiro per migliorare, bel tiro. Bello forte, bella tecnica comunque. Bello forte, meglio o peggio di quello di prima? Secondo me uguale. Attenzione, hai fatto 104! Grande! A chi l'hai preso proprio? Hai visto, esatto. A chi vuoi dedicare questo 104? Alla mia squadra. Tutti i miei compagni. A tutta la Lazio. Grande, forza Lazio, andiamo avanti. Vale il doping, si sta dopando con la Red Bull. È arrivato ufficialmente il giocatore preferito da parte di tutti i Footwork, il grandissimo Luca Nero Azzurro. Applauso dalla regia. Se riesco a centrare la porta già è tanto. Luca, qua abbiamo un pallone. Vai. Che calcola il tasso alcolemico nel sangue. Allora è mia sta challenge. Ego, sono 7 giocatori scelti e tu sei tra i 7 scelti all'Inter. Per far partecipare te tra i 7 posti disponibili abbiamo lasciato fuori Thuram e Lautaro. Ponta dalla mia squadra, perché cazzo mi hai scelto? Perché tu mi ricordi come calci? Adriano l'imperatore. Sì. Allora, calci così. Quando usciva dall'Hollywood con le birre. Quando vuoi. Bello. Debole e fuori. Esattamente quello che ci aspettavamo dal nostro MVP. Il primo era per prendere confidenza in realtà. L'hai col presa, pallone. L'hai presa la confidenza. Ho capito cosa non devo fare. Il palcoscenico è tuo. Specchio l'ha presa. Specchio preso. Oh, 70, sono contento. 70, sei contento? 90? No. 90 km orari. Me lo porto a casa. Io ho detto più di 70, mi andava bene. Grande, è multa in tangenziale questa per Milano, eh? Io gli autovelox li prendo tutti. Oggi ragazzi abbiamo Savage, prossimo giocatore. Scalzo, eh. Voglio tenere scalzo con la scalzo. Perché calci più forte col piede scalzo. È vero. Vabbè, vinceremo noi ovviamente. Vincerete voi, va bene, ci sto. Come mai sei in panchina oggi? Anzi, come mai sei allenatore oggi? Bisogna fare una rotazione. Io e Iaio, si è parlato tanto su The Corner, su Twitch della YouTuber League. Perché con l'arrivo di J-Pata dobbiamo prendere, diciamo, delle modifiche alla squadra, perché sennò siamo troppo forti. Non lo carico. Ti dico che però la Lazio ha fatto 104. Con il destino. Col capitano, col capitano. E sono arrivato io. Oh, gran tiro. Gran tiro. Quanto abbiamo fatto? Non lo so, non sono abituato a queste sfide. Spero più di 80. Madonna. 115 km orari. Madonna. Ma un secondo tiro. Un secondo tiro. Vuoi fare ancora di più? Provo. Dai. Bello. Però non è detto che se il tiro va più alto sia più potente. Sì, infatti, caro Savage, 106. Comunque più del capitano. Questa si taglia però, Dai. Allora, io sono sfida. Fuori dal campo, vorrei dirlo questo. È fuori dal campo. Ma contento tu che giochi nell'Inter che è fuori dal campo. Secondo me è un bel vantaggio, ma d'altronde gli hanno già fatta un po' sporca con un'altra partita. Dai, ma scherza. Sì, scherzo, ovviamente, ragazzi. Sì, va avanti. Grazie. Eccoci qua, ma non ti riconosco. Hai tolto la felpa. Bella la felpa, bella anche la maglietta. Che abbinamento. Ma sei al top. Mamma mia. Sei al top. Abbiamo con noi Gunter Celli, detto anche Celli Gunter o Celli Footwork o Gunter Footwork. Gunter, le regole non te le spiego, le sai benissimo. Questa applicazione l'hai inventata tu. Questa palla l'hai creata tu stesso con le tue mani. Secondo me faccio 110. Spero di fare un po' di più perché devo aiutare l'Inter a superare la Lazio.
Mamma mia! Io volevo spostare la porta perché sapevo che questa era la porta dell'Inter, quindi se la buttavamo giù il gol da subire era impossibile. 103, attenzione, ce n'è un altro, devo alzare di più. Allora, ho cambiato le scarpe. Avevi le scarpe più belle del mondo per e hai deciso di... Per palleggiare sì, ma per calciare uso lo scappa al calcio, sono pronto, un tentativo. Vai, spacca la sta porta. Boom, 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 boom. Ma vedo già che sta arrivando anche il prossimo partecipante qua, Vedo già che sta arrivando il prossimo partecipante. Attenzione, chi è? 112, caro Gunter. Beccati 112. Iaio, come stai? Tutto bene? Tutto a posto, allora, ragazzi. Il tuo collega barra sfidante, Gunter Celli, ha appena fatto 112 km orari. È il momento di alzare un po' l'asticella per la Lazio. Hai due tentativi, spacca sto pallone e supera i 112 km orari. Siamo debbia la porta, scivolata. Almeno ho testato pure il campo. Eri già in ginocchio per risultare dopo il gol. Quanto hai fatto secondo te? 98. 98? 98. Sei un pazzo? Madonna, sei king. Tutto vero, facciamo vedere. Vai, Aio, quando vuoi. Bello. Quindi quanto hai fatto? Te lo chiedo a te. 112. Secondo me è buona tecnica, ma uguale. Anche secondo me. 113. Ma mi ha detto 113. Pardone, dobbiamo farti calciare un'altra volta. Maledetto Iaio. Giochi a calcio! E vuoi migliorare velocemente? Abbiamo creato un pack per allenare e migliorare le tue skills di calcio. Anche se sei da solo. Cambi direzione, stop al volo, tiro al volo, controllo di petto e tanto altro. Il Soccer Pack. Cosa comprende? Footwork Net. Si monta in meno di un minuto, pure senza viti. È come avere un compagno che ti crossa sempre la palla. E puoi usarla dove vuoi, in campo, in giardino e persino in camera tua. Pallone professionale da calcio 1v1. Termosaldato come quello della Serie A. Zigrinatura adatta a tutte le condizioni di gioco. E con questo fai sempre gol. Calzino grippato Pro Speed. Più 20% velocità, più 50% stabilità e 100% comfort. E ovviamente anche sacchetta targata Fortuna. Non è finita qui. Video e saluto personalizzato con il vostro nome direttamente da noi. E per i veri amanti del calcio abbiamo creato una variante. Il Soccer Pack Plus. Con le nostre Pop Goal. Una porta, due utilizzi. Bersaglio per tiri di precisione. O porticina classica per partitelle tra amici. E nel pack ne troverete due. Questa soluzione è perfetta se vuoi migliorare più velocemente. Non rinunciare ad allenarti da solo. Perché i tuoi compagni non lo fanno. E non puoi contare sempre su un amico pronto ad aiutarti. I pack sono limitati. E sono un'edizione esclusiva del Natale 2023. Assicurati il tuo prima che sia troppo tardi. Ah, non ve l'ho detto, c'è inclusa anche la berretta Futura. Ricordatevi che fa freddo al campo. Partiamo! Aspetta Piero al mio via, Boom, lo specchio c'era. Quanto hai fatto? Direi come minimo 105 km orari. Leggi. 105 km! No, ti prego, fai vedere il campo. È tutto vero, ragazzi. Verità. Solo verità, Footwork. Solo verità. Pierino Nostradamus. 105 km orari, prossimo. Ed è arrivata la famosa sfida tra i portieri. Nuovo portiere della Lazio, presentati a chi ancora non ti conosce. Ciao, sono Poci Pugliese, piacere. Niente. Buono, buono. Specchio preso, secondo me non siamo sopra i 100 km orari. 96 km orari, pensavi di più? No, pensavo peggio in realtà. Sei soddisfatto? Potevo fare meglio. Però dai, 97 km orari li porti a casa e li porti a casa, soprattutto per il bottino della Lazio. Grazie mille, adesso vediamo il portiere dell'Inter. Siamo qui col portierone dell'Inter, come potrete vedere dall'uniforme. Leoni, come ti chiami di nome? Luca. Luca Leoni, prima apparizione dell'Inter Creator, prima giusto? Apparizione, esatto. T'ho visto che eri dietro alle spalle del videomaker che osservavi il portiere della Lazio. Esattamente, per capire un po' come muovermi. Calci più forte di lui? No. Pari più forte? No. Quello sicuro. Bello, bello. Questo sopra o sotto i 100? Sopra. 109. Si parte umile. Quando vuoi. Bello, bello. Se lo colpivi il ragazzo dietro ci facevi pure la gentilezza. Era un bel missile, bello centrale, bello alto come vuole la palla. Le prime per prenderci un po' il piede, non la mano, però. No, 97. Ah, ok.
Terremo l'alto, grazie mille, buona partita. Grazie Roccia. È grossissimo e gigante, sei proprio tu, presente dei spettatori. Ciao, sono Nemos, devo fare, quanto devo fare? 100.000? 100.000 euro. Siamo caldi, spacca tutto. Oh, gran tiro. Questo è 107. 95, attenzione. Ancora uno. Ne pensavo ancora di più, pensavo di più. Quanto fai? Dicono che tiro forte, quindi miro almeno a fare come Pier. Ma chi lo dice? Cioè, i tuoi amici o... Lo dicono. Lo dicono. Non è come su FIFA che tieni premuto e va forte. Qua deve essere bloccato il piede. Come quando blocchi il tasto di FIFA, blocchi il piede e calci. Centrale, tanto non vogliamo il loro gol. Vogliamo i punti. Blocca sto piede che sei bello potente. Mamma mia che gol. Ma che gol. Poco. 95. 95, oh. Troppo poca rincorsa. Vengo al prossimo vostro training camp e mi alleno. Quando vuoi, Football Star Camp, prendendo molto presto ragazzi, sei un grande. Cosa hai scritto sulla schiena che stavi indicando? Jay Pata, giustamente. Allora, se non ricordo male, l'avevi già fatto tu questa challenge? L'ho fatto a piedi nudi dopo che rientravo dal ginocchio. Quindi okay, ora il pallone d'oro ormai un'epoca fa. Purtroppo ha sbagliato maglia oggi. Sei confuso. Bella però la maglia della Lazio, bella, devo dire. Molto carina. Vai, due tentativi. Male? Male, 85. 100? 100? Vai Pata quando vuoi. Meglio, molto molto meglio, molto meglio. Questo era un bel missile terrare, un freccia rosso, un Italo. Italo, Italo. Italo, quanto hai fatto? 125. Arriva in ritardo, secondo me ha fatto 114, spero. Lo scopriremo insieme. Perché 104. L'ho fatto per il rosso, 104. Grazie Pata. Grazie a voi. Buona partita. È il momento del nostro velenosissimo Venom. Come mai Venom, spieghiamolo? Quando ho scelto il nome mi piaceva tanto il film che era appena uscito e quindi ho detto ci facciamolo, sta. Venom. Ci sta, ci sta. Attenzione, tu come FIFA ha fatto 95, lo batterai? 96 come il meno di nascita. Bravissimo, la cosa importante è battere la razza, ce la faremo. Ci proviamo, 3-1, io lo dico. Spacca sta porta. No, a me basta che fai 110 qua, guarda. 3-1, quello lo facciamo sicuro. Spacca tutto, spacca tutto. Questo sì che è un tiro. Questo è un tiro, bravo. 99. 111, grande, top, top del top, grazie Venom. Lorenzo Roma, come ti vediamo sudato perché la partita è finita. Sei uno degli ultimi e non diciamo com'è andata. Non diciamo com'è andata. Sono abbastanza stanco però. Cioè ci tengo a dire che se faccio meno degli altri darà per questo, Bello. Ma questo era un grande missile. Quanto hai fatto secondo te? Spero più di 115. 118 km. Vamos! Gran tiro, oh, gran tiro, vuoi rifare un altro? Sì, dai, già che c'è. Ma anche questa è la forte. Secondo te era più o meno forte? Forse meno forte. E infatti 114 km orari. Guarda, un'ottima media. Spero di aver vinto, non so quello che hanno fatto gli altri. Però adesso andiamo a vedere gli altri, esatto, lo scoprirò anch'io insieme a te guardando il video. Grazie mille. Grazie a voi. Sempre forza Lazio. Grande. Il momento è teso e per provare a vincere abbiamo scelto di far calciare Fratino, che dovrà provare a superare i 123 km orari per dare la vittoria alla squadra dell'Inter. Secondo me Frati qua siamo a 105, anche perché la palla è un po' sgonfietta, quindi non si... Ci stiamo solo scaldando qua. 117! E dopo una sfida combattutissima, la squadra con il tiro più potente è la Lazio, con un totale di 745 km orari. Ragazzi, anche questo video è finito. Fateci sapere nei commenti se ha calciato meglio la Lazio, secondo voi, o l'Inter in generale. Ebbene sì, secondo te l'Inter? Secondo me l'Inter. Ragazzi, noi ringraziamo ancora Federico Marconi per l'ospitalità. Vi invitiamo ad andare a vedere il video della partita ufficiale sul canale, che è già uscito, non vi diremo com'è finita. Ci vediamo in un prossimo video, fateci sapere se questa serie vi piace, se volete che la continuiamo in altre partite. Ma arriverà, giusto? Arriverà, perché la prossima sarà la Juve contro l'Inter, se non sbaglio. Noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video, ciao! Ciao.